Buon pomeriggio a tutti. Do subito la parola al direttore per l'appello. La presidente. Presidente. Che cos'è? Ah, un emendamento. Ok. Questo. Allora, direttore, proceda pure all'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Pitrotti, Zitoli. Allora, 18 presenti, 6 assenti, di cui uno giustificato, il consigliere Tosatti, presente, è assente anche la presidente. Possiamo aprire. Allora, prima ancora di iniziare, intanto gli scrutatori, consigliera Ariano, consigliera Labiso e consigliera Cerquoni. E prima di iniziare, intanto vi dico, perché adesso sto per dare la parola per il primo punto, che è la proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta avente ad oggetto istituzione dell'Osservatorio Sportivo Scolastico Municipale, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo regolamento per i centri sportivi municipali, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 41/2018. Prima di iniziare la discussione vi informo che mi è stato depositato un emendamento, è molto semplice, quindi lo mettiamo lì per visione senza fare le copie, non lo so, ditemi voi, è veramente un rigo, è un emendamento aggiuntivo e lo mettiamo qui per chi lo volesse leggere, così non mandiamo Franco su perché è veramente minimo. E lascio la parola al relatore, chi vuole illustrare? Grazie Presidente, illustro io. Sì. Dunque allora questa proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta è stata discussa, presentata in, discussa in Commissione Quinta nelle due sedute che abbiamo avuto per, sul tema. E questa delibera cosa istituisce? L'Osservatorio Sportivo Scolastico Municipale, come previsto dal nuovo regolamento per i centri sportivi municipali all'articolo 4. Come sapete, il regolamento per noi centri sportivi municipali ha sostituito la vecchia delibera, il vecchio regolamento approvato nel 2004 con deliberazione numero 263, che prevedeva l'istituzione del comitato sportivo scolastico municipale. Quindi che nel nostro municipio
è stato istituito già dal inizio 2017, se non ricordo male, che è stato poi coinvolto durante nelle varie iniziative di carattere sportivo durante tutto questo periodo. Quindi sostanzialmente questa delibera non fa altro che recepire la indicazione del nuovo regolamento per i centri sportivi municipali e cogliendo quella che è stata l'esperienza del comitato sportivo scolastico, per la verità devo dire un'ottima esperienza, veramente molto utile, la giunta ha quindi proceduto a emanare questa proposta di deliberazione che istituisce l'organismo omologo previsto appunto dal nuovo regolamento. La differenza quindi con l'esperienza che abbiamo avuto la giunta ha inteso apportare una piccola modifica alla composizione dell'osservatorio, sostanzialmente includendo all'interno dell'osservatorio stesso anche ulteriori componenti per aumentare la platea delle persone, quindi degli organismi rappresentati, che sono appunto i dirigenti scolastici non solo delle scuole primarie ma anche quelle di secondo grado, come anche gli insegnanti delle scuole di secondo grado e rappresentante delle associazioni sportive iscritte all'albo delle associazioni sportive e anche quello iscritto e un rappresentante di quelle che sono le associazioni sportive iscritte anche al registro dei centri sportivi. È una novità questa dei registri e degli albi presenti nel nuovo regolamento per i centri sportivi municipali. In uno vi è solamente contenuti gli organismi che sono concessionari, nell'altro invece è più ampio, contiene l'intero associazionismo sportivo del municipio, a prescindere se abbia o meno concessioni. Per cui all'interno di questo osservatorio ci saranno quindi le componenti che rappresentano il mondo della scuola primaria e della scuola del primaria inferiore e secondaria inferiore, quindi scuole elementari e scuole medie, ma ci sarà anche una rappresentanza delle scuole medie, delle scuole superiori, quindi delle associazioni anche di tutte le associazioni, un rappresentante per tutte le associazioni sportive e non solo quelle concessionarie, e inoltre un rappresentante del della consulta H municipale. Questo per avere una maggiore rappresentatività all'interno di questo organismo, che ricordiamo essere un organismo consultivo e propositivo per l'assessore allo sport del municipio stesso. Queste sono le novità maggiori e la commissione ha espresso parere favorevole su questa proposta di deliberazione. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi, allora passiamo subito alla presentazione dell'emendamento. Ah, non è questo? Ah, ok. Bene. Ah, ok, perfetto. Dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo in votazione. Favorevoli? Non vediamo. Contrari? Astenuti? Credo che astenuti hanno un tempo. Sì, anche io ho visto lo stesso. 16 voti favorevoli e 3 astenuti, quindi il Consiglio approva l'atto.
Allora, per questo qui votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Favorevoli immediata eseguibilità? Contrari? Astenuti? Credo sia lo stesso risultato. No, non hanno visto le mani, mi stanno solo chiedendo. Sono 3 astenuti, giusto? Ok. Sì, stesso risultato di prima, quindi viene concessa. Passiamo al secondo punto. Proposta di deliberazione per espressione parere, l'emendamento è per questa. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma della consigliera Zotta, integrazione regolamento disciplinante il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole per l'infanzia primaria e secondaria di primo grado del territorio di Roma Capitale. Chi illustra? Consigliere Giannone, facoltà di parola. Sì, grazie. Dunque, allora, questo atto è stato discusso nelle commissioni quinta e terza, le quali entrambe hanno dato un'espressione parere, e vedo che in delibera però è stato riportato solo che la commissione consigliare terza, eventualmente non so se possiamo aggiungere terza e quinta riunita sin data, hanno espresso parere favorevoli con le medesime osservazioni. Non so se devo fare una... Se vuole può illustrare anche insieme. Sì, io no, la illustro tranquillamente, perché abbiamo fatto una commissione in cui abbiamo invitato anche l'ufficio trasporto scolastico, poi è stata fatta una commissione dalla presidente della commissione terza per quanto riguarda gli aspetti legati proprio alla mobilità, e comunque ci siamo trovati d'accordo sull'inserire alcune osservazioni. Allora, intanto la proposta è un'integrazione al regolamento del trasporto scolastico approvato l'anno scorso con delibera capitolina, mi pare la numero 44, vado a mente. E questa integrazione è stata proposta dalla consigliera Zotta perché il regolamento è stato un nuovo regolamento, quindi non era presente una regolamentazione, quindi si è resa necessaria anche inserire, dopo un anno di test, alcune integrazioni. Di fatto accoglie la proposta della consigliera capitolina, accoglie alcuni fatti che sono già in essere. In particolare viene inserito all'interno del regolamento una indicazione riguardo al numero minimo di domande affinché il servizio venga attivato. Questa limitazione è già attualmente presente nei modulari, nelle domande, nelle richieste, quindi la delibera sostanzialmente regolamenta questo fatto adeguandolo ad uno status quo. Per quanto riguarda poi gli altri punti, specifica meglio chi sono i beneficiari, e in particolare l'articolo 2 in cui si dice che il servizio può essere destinato a quelle persone, a quei ragazzi che hanno difficoltà a prendere, dove non c'è un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, e nello specifico a questo punto l'integrazione specifica che quando le corse siano più di una, i mezzi da prendere siano più di uno, c'è un disagio, e quindi specifica meglio l'articolo. Dopodiché introduce all'interno del regolamento un nuovo articolo, che è quello relativo alle commissioni permanenti, istituzioni, composizioni e funzioni. Le commissioni permanenti hanno il compito di valutare e analizzare i casi particolari e o eccezionali che dovessero insorgere riguardanti il trasporto scolastico, e sia per gli alunni normodotati che per gli alunni disabili, e ne descrive la composizione. Abbiamo valutato in commissione l'istituzione di questa commissione, che a questo punto avrà come
funzione è quella di dare una risposta omogenea su tutto il territorio comunale, quindi per tutti i municipi, su quelle che sono le casistiche di eccezionalità che abbiamo visto nell'ultimo anno esservi state. E quindi la composizione è fatta, diciamo, prevede la presenza di un dirigente del Dipartimento Servizi Educativi, un funzionario del Dipartimento Politiche Sociali, tre funzionari nominati da tre municipi più popolosi ma in rappresentanza di tutti, in caso di un funzionario nominato dal Dipartimento per la Mobilità, appunto in qualità di membro. Quella riguardo il trasporto disabili include anche un neuropsichiatra infantile o psicologo del TSMRE in qualità di membro nominato dall'ASL, in cui ricade il municipio con maggior numero di utenti disabili che fruiscono del servizio di trasporto scolastico. La cosa importante è che alle citate commissioni partecipa inoltre, in qualità di membro, il direttore socioeducativo o suo delegato del municipio territorialmente competente per lo specifico caso che sarà poi in questione. Questa è la proposta di integrazione. Noi abbiamo ritenuto di dover dare parere favorevole perché riteniamo soprattutto l'istituzione della commissione una cosa molto buona, ma abbiamo ritenuto comunque aggiungere alcune osservazioni che vi illustro. Allora, la prima è sostituire quindi al comma 5 proposto, articolo 2, il nuovo comma, cioè il servizio potrà essere attivato qualora vi sia almeno una domanda effettuata dagli utenti aventi diritto. Cioè, noi riteniamo che, sebbene lo status quo sia porre una limitazione all'attivazione del servizio per un numero superiore, maggiore o uguale a 15, noi invece riteniamo che il servizio di trasporto scolastico, lì dove vi sia una carenza del trasporto locale, trasporto pubblico locale, sia un diritto, sia ricompreso in quello che è lo strumento per garantire il diritto costituzionale al diritto allo studio. Okay? Per cui non possiamo porre un limite. Dobbiamo assolutamente attivare anche con una sola richiesta. Questo cosa significa? Che sarà il gestore ad adeguare il servizio affinché sia appunto sostenuto. Poi abbiamo aggiunto anche un'altra osservazione in questo il secondo punto. Vorremmo che fosse aggiunto all'articolo 5 un comma nuovo, il comma 8, che recita in questo modo: il piano annuale del trasporto scolastico è predisposto in tempo utile per permettere la fruizione del servizio già dal suo primo avvio, anche ai destinatari di quei commi 3 e 4 dell'articolo 2, che abbiano presentato naturalmente regolare domanda di iscrizione entro i termini di tempo previsti. Questo cosa significa? Che i beneficiari ai commi 3 e 4 sono coloro che hanno fatto richiesta per scuole in ambito territoriale limitrofo, oppure sono quelli che possono beneficiare del trasporto una volta che, chiuse tutte le domande dei beneficiari ai punti precedenti, si dovessero presentare posti in eccedenza e quindi a riempimento dell'autobus. Ecco, questa cosa attualmente oggi succede, ma succede in tempi che non sono congrui, in tempi che non sono in realtà gestibili dalle famiglie. Cioè, ciò avviene a ottobre, quando sostanzialmente le famiglie si sono già dovute attrezzare in altra maniera. Quindi noi riteniamo che, se il piano annuale del trasporto viene finalizzato in tempo utile, quindi che ne so, a luglio, e a settembre, e già all'inizio di settembre si riaprono le famose graduatorie, come invece oggi accade a ottobre, secondo noi il piano annuale del trasporto potrebbe essere più efficace nel raccogliere tutte le proposte, le richieste anche aggiuntive. E un ultimo punto che abbiamo ritenuto interessante e utile inserire è quello di prevedere la pubblicazione sul sito web, come accadeva anni fa, di quelle che sono le linee di trasporto scolastico normodotate naturalmente, o comunque quelle attivate, sul sito web, dandone un'adeguata pubblicità. Secondo noi è importante che il servizio venga comunque mostrato, e che quindi le famiglie possano, anche in tempi
utili, quindi già prima dell'apertura delle richieste, possano sapere intanto il servizio, come funziona, quali sono le linee, quali sono previste e così via. Secondo me è una cosa che può avere senz'altro una sua utilità. E ho concluso. Se vuole. Leggerei anche l'emendamento, che è solamente tecnico, nel senso che ho voluto aggiungere, affinché fosse chiaro il senso degli ultimi due punti dell'osservazione, che sono, dunque, l'emendamento prevede di inserire, di aggiungere, dopo il primo punto elenco, il seguente capoverso, aggiungere al testo della proposta i seguenti commi, quindi questi due commi successivi dovrebbero essere aggiunti alla proposta di deliberazione ad integrazione del regolamento. Tutto qua, niente di sostanziale. Ci sono altri interventi? Sì, mettiamola lì, così chi vuole prendere tranquillamente. Ci sono altri interventi? Poi chi vuole intervenire può rileggere. Non ci sono? Allora votiamo l'emendamento. Dichiarazioni di voto sull'emendamento. Scusate. Sì? Certo. Nessun problema. Allora, sospeso per 5 minuti, se me lo dite voi quanto serve. Allora, ci sono altri interventi o procediamo con le dichiarazioni di voto sull'emendamento? Se vuole posso rileggere come abbiamo modificato l'emendamento, quindi condiviso anche con i figli. Ah, avete modificato l'emendamento, sì. No. Va bene. Allora, abbiamo, trattandosi di un tecnicismo, l'emendamento quindi risulta essere il seguente: aggiungere dopo il primo punto elenco nelle osservazioni indicate nel deliberato il seguente capoverso, aggiungere al testo della proposta i seguenti commi, due punti, e poi dopo seguono i due punti che sono presenti nella delibera per espressione parere. Grazie. Ci sono interventi su questo nuovo emendamento? 3 minuti. Sì, sarò brevissimo. Per dire che un conto è la delibera, che non condividiamo in toto, un conto sono le osservazioni. Le osservazioni sono state oggetto di una discussione in commissione che ci ha visto come centrodestra partecipe e anche propositivo rispetto appunto a queste indicazioni che diamo nelle osservazioni, cioè che vi sia almeno una domanda, e questo è importante, che prima non era un discorso di questo tipo, c'era, ma c'è un discorso che c'era bisogno di più domande rispetto al discorso dell'attivazione del servizio. Anche il piano annuale è importante che sia predisposto, perché era una praticamente la problematica che abbiamo sempre vissuto in questi anni, e poi anche la pubblicizzazione con l'elenco annuale sul web municipale. Perciò, d'accordo sulle osservazioni che abbiamo fatto insieme con l'amico Fulvio Giuliano in commissione, non possiamo, almeno io penso anche lui non sia d'accordo rispetto al discorso invece di condividere la delibera in toto. Ecco, su questo non abbiamo delle preoccupazioni che abbiamo anche indicato quando abbiamo discusso della delibera, però ecco, dico, le osservazioni, perciò il voto, e non farò dichiarazione di voto, il voto sarà quello d'astensione.
Allora, ripeto un attimino, siamo in fase di votazione dell'emendamento, poi sulla delibera vi ridarò la parola assolutamente, non c'è problema. Ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento? Non ne vedo. Andiamo in votazione dell'emendamento. Favorevoli all'emendamento? All'emendamento. Contrari? Astenuti? Ok. No, non c'è. Sì, manca solo. Viene approvato l'emendamento con 15 voti favorevoli e 4 astenuti. È possibile un ultimo intervento se c'è bisogno del relatore sulla delibera, altrimenti andiamo a votare. Allora, andiamo a dichiarazioni di voto sulla delibera così modificata. Dichiarazioni di voto. Giuliano. Allora, accettando già l'intervento effettuato dal collega, mi permetto di aggiungere che quando si parla appunto di delibere che arrivano da Roma Capitale, l'attenzione per quanto ci riguarda noi Fratelli d'Italia ovviamente è massima, in quanto la situazione non è tra le più erose, insomma, della politica romana. Diversamente, quando ci troviamo, insomma, sulla fase municipale, abbiamo, insomma, la possibilità di lavorare in commissione e quindi di poter intervenire direttamente. In questo caso abbiamo fatto delle osservazioni, le abbiamo condivise, tra cui quelle che stanno in delibera, cioè poter ovviamente tener presente che il servizio deve essere effettuato a prescindere, quindi questa è una cosa, è una forzatura che immagino a livello comunale non prendano per nulla in considerazione, però per quello che ci riguarda ci sembrava giusto poterla menzionare, quindi anche per una persona in più o anche per chi ne ha diritto deve essere appunto, non deve essere un limite la richiesta e l'aggiunta di ulteriori fruizioni. Poi è ovvio che qui i tempi fanno anche la differenza, è normale che se nel piano del trasporto che viene effettuato le risposte vengono poi date a ottobre per quei posti che rimangono liberi eccetera, è normale che le famiglie già si sono organizzate e quindi è tardivo ovviamente poi la risposta a tale problema, per cui anche questo è un elemento che è ovvio che, ripeto, noi abbiamo un altro approccio territoriale perché probabilmente abbiamo il contatto con chi di dovere, sentiamo più il problema, possiamo lavorarlo in commissione direttamente e questo ci dà maggiore fiducia quando ci poniamo a votare, a trattare, a collaborare. Diversamente, quando il prodotto arriva da Roma Capitale, che le complicazioni sono elevate a n potenza, è normale che ci lascia un po' più riflessivi e quindi, al di là della positività, quindi siamo contenti di aver aiutato a correggere e a osservare alcune indicazioni, ma non ci convince ovviamente la risposta che verrà, perché tecnicamente complicata a prescindere dalla bontà delle osservazioni effettuate, ma una risposta che sarà tecnicamente complicata per un'amministrazione, per una città come Roma, e quindi non vorremmo dare un voto a prescindere sul punto interrogativo del risultato comunale, non della volontà municipale, ma del risultato comunale. E per questo motivo quindi che Fratelli d'Italia si astiene di conseguenza. Grazie. Altre dichiarazioni?
No, procediamo alla vota. A consigliere Giannone. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente la delibera, ricordando che abbiamo inserito quella osservazione che è un po' un escamotage. Perché? Perché, e questo era già emerso l'anno scorso, le regole per la regolamentazione del trasporto scolastico discendono direttamente da una legge regionale del numero 29 del 30 marzo 1992 che stabilisce il precetto secondo il quale il servizio di trasporto scolastico deve essere attuato in favore di alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo che sono residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare. Quindi introduce dei paletti molto ristretti. Ecco perché diciamo questo regolamento, sia la volta scorsa e sia questa volta, non potrà recepire un allargamento dei beneficiari così come avremmo voluto noi municipio, ma sono convinto anche la commissione capitolina. E poi dal decreto ministeriale del 75, se non ricordo male, sulla edilizia scolastica, che prevede appunto le distanze dei 300 metri, le scuole dell'infanzia all'interno dei 300 metri, 500 per le primarie e 1 chilometro per le scuole secondarie. Quindi i paletti del trasporto non sono fissati da Roma Capitale, ma sono dati sia da una regolamentazione nazionale, ma ancor di più dalla legge regionale che stabilisce esattamente come il trasporto deve essere normato. E questo ci dispiace che invece non si possa poter aumentare la fruizione del servizio anche ad altre categorie, perché risulterebbe essere in alcuni casi di beneficio per la circolazione, per il traffico all'interno di certe zone che sono a oggi molto molto trafficate al mattino proprio per questo, per il traffico legato proprio per il trasporto dei ragazzi a scuola con auto private. Quindi nonostante tutto noi apprezziamo soprattutto l'inserimento del comitato all'interno di questo del regolamento, che dovrebbe a nostro avviso migliorare la qualità della gestione degli eventi eccezionali. Grazie. Allora, votazione favorevoli, contrari, astenuti. Voti favorevoli e 7 astenuti, quindi la delibera viene approvata. Ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi è la proposta di deliberazione avente ad oggetto ratifica della surroga dei componenti del comitato di gestione del centro sociale anziani Cinecittà Est. Chi vuole? Consigliere Ferrauto. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Vado a leggere quindi la ratifica della surroga dei componenti del comitato di gestione del centro sociale anziani di Cinecittà Est. Premesso che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale numero 28 del 13 dicembre 2010 è stato approvato il regolamento per il funzionamento dei centri sociali degli anziani, che con deliberazione del Consiglio di Municipio numero 20 del 15/3/2018 è stato eletto il Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani Cinecittà Est, che l'articolo 18 del succitato regolamento definisce le modalità di sostituzione dei componenti del Comitato di Gestione dimissionari, considerato che con nota protocollo C225585 del 2018 il signor Raffaele Roberto ha presentato le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di gestione del centro sociale anziani di Cinecittà Est, con nota C231818 del 2018 la presidente del centro sociale anziani e di Cinecittà Est, signora Mancini Maria Rosaria,
comunica che il signor Brunelli Giorgio, risultato primo dei non eletti, rinuncia alla carica, all'incarico di componente del comitato di gestione del centro sociale anziani Cinecittà Est, e che la signora Persi Antonella, seconda dei non eletti, ha accettato l'incarico di componente del comitato di gestione del centro sociale anziani Cinecittà Est, che occorre pertanto procedere alla sostituzione del suo indicato componente del comitato di gestione del centro sociale anziani Cinecittà Est. Visto il dispositivo dell'articolo 18 di cui al regolamento sopra menzionati, visto il TUEL, visto il regolamento per il funzionamento dei centri sociali degli anziani, e visto il parere favorevole espresso dalla commissione consigliare permanente competente municipale riunitasi nella seduta del 16 novembre 2018, atteso che in data 6/11/2018 il direttore della direzione socio-educativa del municipio Roma Settima ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL, approvato con decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, si esprime parevole favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. E atteso che in data 6/11/2018 il direttore del municipio Roma Settimo ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione. Vista la delibera di Roma Capitale numero 28 del 13/12/2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, e il Consiglio del Municipio Roma Settimo delibera di ratificare la surroga della signora Persi Antonella nel Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani CSA Cinecittà Est, approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio numero 20 del 15/3/2018. Quindi vado a elencare il nuovo comitato: presidente Mancini Maria Rosaria, componenti il combinato di gestione Germani Enzo, Stellano Maria Pia, Belli Luigino, Frondaroli Teresa, Di Marco Germana e Persi Antonella. Vanno i nostri migliori auguri a tutto il comitato di gestione e alla nuova entrata Persi Antonella. Grazie. Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi passiamo... Ci sono interventi? Io non ho visto... Dichiarazioni di voto? Sì. Sì. Premevano per farmi parlare, parlo, visto che lo abbiamo fatto per tutti, no, lo voglio fare sinceramente, visto che lo abbiamo fatto per gli altri, diciamo per gli altri centri anziani, per gli altri centri, auguriamo come gruppo della Lega un buon lavoro, auspichiamo che sia la costituzione di questi centri sia un modo e un modo aggregativo sul territorio, non come succede spesso. Io ringrazio il PD che ci ha da mugugnare tutto il tempo, non capisco quale sia il problema. No, vado avanti, tranquillo. No, andiamo avanti, per favore. No. Andiamo avanti. Non interrompete chi parla, andiamo semplicemente avanti. Volevo rendere noto il fatto che, visto che in diversi centri anziani noi purtroppo abbiamo delle situazioni di difficoltà e spesso di discussioni interne, ci auguriamo invece che questa, con i nuovi, con i subentri, con chi viene dopo, ci sia invece una stagione fatta di serenità all'interno del centro e di lavoro fatto sul territorio come polo aggregativo e anche di comune accordo con le forze municipali. Quindi a chi entra e chi andrà a svolgere il ruolo di consigliere all'interno del centro anziani, la Lega augura buon lavoro. Ci sono altre dichiarazioni? Dato che qualcuno ha detto qualcosa, voglio dire, la tessera ha bisogno sempre di auguri per il futuro, perciò voglio dire per il proprio futuro, poi Cinecittà Est mi sta particolarmente a cuore, sono stato
e ho fatto una manifestazione in campagna elettorale come candidato presidente lì a Cinecittà Est, conosco un po' tutti e perciò voglio dire senz'altro gli auguri, è doveroso non lasciare solo la Lega rispetto a questo. Oggi il primo intervento che ho sentito appunto della Lega al municipio, anche Sandro Toti fa gli auguri forti al centro e a tutti i centri nel nostro municipio, che sono tanti, sono vivi e hanno purtroppo il presidente della commissione anche qualche problemino ancora. Domani so che lei fa una visita a Villa Lazzaroni, speriamo che sia produttiva di tante cose belle nel centro alzare, dove io sono iscritto da quando ho compiuto 55 anni, perciò voglio dire seguirò il presidente rispetto a questo, non potrò essere presente, perciò è importante che i centri vengano messi, i centri al centro anche della nostra vita politica amministrativa del municipio. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, anch'io faccio i miei migliori auguri alla signora Pezzi per il suo ingresso nel comitato di gestione. Noto un alto interesse da parte di due gruppi politici che non fanno parte della commissione, quindi mi aspetto che dall'esterno anche chi è andato via da questa commissione e si è ricostituito in un nuovo gruppo voglia continuare o voglia iniziare a dare il suo supporto, non solo davanti ai microfoni in consiglio ma anche quando c'è da lavorare. Grazie Presidente, voteremo favorevolmente. Ci sono altre dichiarazioni? No? Allora possiamo andare avanti con le votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità con 21 voti favorevoli e votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Viene concessa all'unanimità. Allora, il Consiglio chiude qui, avrei una comunicazione per i capigruppo, se sono presenti, sono le 15:30.